Probabilmente non è così che fanno i geologi, però... Ehi, la scienza serve a risolvere i problemi! Rami, ho un veicolo, ma nessuna guida. Piccolo cambio di programma. Dimmi, hai mai visto un vulcano attivo da vicino? Ci vediamo in cima alla montagna. Ne vale davvero la pena. Cavolo, cos'era? Non è niente, solo un piccolo tremore. Le sospensioni dell'RS-200 lo attutiranno senza problemi. Ehi, c'è un sacco di fumo che esce da questo vulcano. Conviene venire qui in fretta. Ok, d'accordo. Arrivo subito. Ehi, Ramiro. Il team della sede del festival sta rilevando attività vicino al vulcano. Non è dove stai portando la mia superstar, vero? Va bene, Ailey. È davvero solo una piccola eruzione. Niente di cui preoccuparsi. Va bene, ricordati solo che abbiamo un avamposto da allestire, ok? Non è incredibile! Il vulcano non ha mai fatto così prima d'ora! Si sta svegliando per Horizon! Quando raggiungi la cima dovremmo fare i nostri test e poi andarcene da qui. Baha sta aspettando e... penso che il vulcano si stia arrabbiando. Qui è Angelica Garcia che vi parla, in diretta dall'elicottero di Horizon XS. Proprio così abbiamo un elicottero. Stiamo sorvolando il Messico per ammirare le gesta di una forza della natura che si accinge a sfidare il vulcano La Gran Caldera. Restate con noi! Sembra che tu stia attirando l'attenzione dei notiziari locali! Sei in TV! Sembra sicuro, ma c'è vapore ovunque. Sembra che questa spedizione sia diretta proprio nel cratere attivo del vulcano. Questa potrebbe essere la cosa più rock and roll di sempre. Torneremo presto. Rami, hanno detto qualcosa riguardo agli sfiati di vapore? Sì. Che tu ci creda o no, hanno detto che aprirli, diciamo con un'auto, in realtà aiuta il rilascio di energia geotermica. Continua così, superstar. Non lasciare che la Gran Caldera ti sconfigga. Horizon XS fa il tifo per te. Ehi, Rami, sto salendo sul cratere. Ricevuto. Accendi pure l'aria condizionata. Ho parlato con Ailey, dice che abbiamo un po' di tempo. Anzi, vuole farci fare alcune cose quassù. Per la scienza, capisci? Per la scienza! Sì, nella cabina dovrebbe esserci abbastanza acqua per un campione. Oh, scusa, pilota? Ti dispiace se facciamo una deviazione? Giurerei di aver visto una specie di fienile o qualcosa del genere. Bello bardato. Vieni da me, scienza.
sei lì? Abbiamo posizionato il sismometro. Stai ricevendo le letture? Buonissimo! Scendiamo tra poco. Avevo promesso di farti vedere un vulcano attivo da vicino. Ora, credo che lo spettacolo sia finito. Sì, per oggi abbiamo già giocato abbastanza con il fuoco. Cavolo, che roba! Credo che il vulcano stia cercando di dirci che abbiamo abusato della sua ospitalità. Sono d'accordo. Andiamoci. Rami, ci vediamo giù. Fortuna che conosco la via più veloce verso il basso. Non guardare indietro! Faccio del mio meglio. Hai affrontato il vulcano! Ora vediamo come te la cavi con una vera gara di Baja! Andiamo! Conosco un vecchio circuito di Baja che sarebbe perfetto. Non intendevo entrare a gara iniziata, ma non abbiamo niente da perdere! E siamo all'ultimo giro! Oh, ma che cosa succede? Sono entrati nell'arena dei nuovi concorrenti? Ah, è fantastico! Arriva! La folla è invisibilio! È così che si guida Baja, collega! Non avevamo mai visto niente del genere! E vanno diretti al traguardo! Horizon Baja, a fianco di Baja 500 e 1000. Gare cross country leggendarie. Senti, quelle si disputano una volta all'anno. Noi lo facciamo ogni giorno.